Oggetto numero 1, risponde l'assessore Menasecche. Piste ciclabili e percorsi naturalistici nei comprensori turistici dell'Umbria. Non si possono promuovere opere incompiute e scarsamente mantenute. Gli operatori del mercato hanno bisogno di chiarezza. Intendimenti aggiunti in merito a partire dall'anello del lago Trasimeno e del lago Pieliluco. Allo sportello nord c'è la Narni Terni, marmo e belvedere inferiore. Prego, consigliere Bianconi. Grazie Presidente. Umbria, cuore verde d'Italia, Umbria con l'ambizione di diventare una delle migliori destinazioni d'Italia per gli sport outdoor, oggi è il caso che si interroghi su come, quando decidere pragmaticamente di superare una serie di criticità che ci portiamo dietro da anni in questo mondo. Il turismo dei cammini, il turismo della bicicletta sta esplodendo e lo vediamo anche in questa stagione, e con questa esplosione che ci portiamo dietro anche dagli anni passati vengono fuori quelle che sono le criticità avvertite dagli utenti che usufruiscono di percorsi a volte promossi, ma nella promozione dei brand che rappresentano questi percorsi poi di fatto non c'è un atterraggio reale nella fruibilità del percorso stesso, creando quindi dei disagi, creando dei rischi agli stessi utenti. Questo spesso gli americani lo chiamano negative marketing, vuol dire si promuove un qualcosa che poi di fatto non c'è e quell'assenza poi scatena una reazione di insoddisfazione che è peggiore di aver promosso quel prodotto. Quindi rispetto a questo c'è bisogno di fare chiarezza. Gli operatori hanno bisogno di chiarezza per capire come orientarsi verso il futuro. Parlo degli operatori dell'offerta turistica regionale, ma parlo anche degli operatori stranieri, degli agenti di viaggio che vogliono capire dove questa regione vuole andare su questi ambiti, e quando ci si interroga su questo il primo approccio non può essere che infrastrutturale. Il primo elemento sul quale va fatta chiarezza è quello delle infrastrutture, quindi qual è l'ambizione di questa regione, quali sono le risorse disponibili per poter intervenire, dove si vuole intervenire per raggiungere quale obiettivo, i tempi in cui questo può accadere, e a valle poi, una volta chiarito tutto questo, organizzare una comunicazione, promozione e diciamo una vendita del prodotto turistico. Ma ecco, bisogna fare un passo indietro per capire dove siamo in questo scenario. Ci sono dei percorsi, delle piste ciclabili iconiche di cui si parla moltissimo. Io non dico che avevo i capelli lunghi quando se ne parlava, ma quasi. Penso all'anello del lago Trasimeno, penso all'anello del lago di Pieliluco, penso a un'ambizione in un territorio che vuole avere una forte identità turistica come quello del Ternano, quindi alla Narni, Terni, Belvedere Inferiore delle Cascate delle Marmore. Pensa a una pista che ha preso un sacco di premi e ancora di fatto non esiste, che è la Spoleto Norcia, che viene promossa. Io mi trovo americani con bambini che mi chiedono: domani mattina partiamo e andiamo a fare la Spoleto Norcia, una strada per la quale a un certo punto ci si trova proiettati sulla statale con un traffico pauroso, genitori con bambini di 6-7 anni che ti chiamano e ti dicono: veniteci a prendere perché ci troviamo di fronte a una situazione incredibile. Allora, da qui nasce questa interrogazione, da una necessità di fare chiarezza un po' per tutti, per capire dove, quando, come si intende agire, per poter pianificare meglio il futuro, l'offerta turistica, però ripeto, partendo dalle infrastrutture, perché questo è un turismo che non può definirsi tale se l'infrastruttura non è adeguata. Quindi parliamo di intervento infrastrutturale, parliamo di gestione successiva a questo tipo di intervento e parliamo di manutenzione, che è il terzo elemento chiave. Quindi su questo chiedo al governo di questa regione, in questo caso all'assessore Mirasecche, che ha in carico questo, di rispondere. Grazie. Sì, va, aspetta. Grazie, prego assessore. Se potessi avere un minuto o due in più solo per spiegare, perché purtroppo il tema è complesso,
cerco di leggere velocemente. La rete regionale di mobilità lenta è stata istituita con DGR 1558 del 2011 e comprende tutte le categorie di percorsi, ciclovie, sentieri e ippovie. Per cominciare, l'estensione della rete ciclabile, costituita da un insieme di itinerari a facile percorribilità, situati lungo i fondivalle principali dei corpi idrici dell'Umbria, è di circa 700 chilometri, di cui 310 in esercizio, 240 in corso di realizzazione o potenziamento e 150 da programmare, a cui si aggiunge la rete di cammini con oltre 450 chilometri di tratti in esercizio, tra i quali spicca la via di Francesco con i suoi 340 chilometri da percorrere a piedi o in bicicletta, oltre a ulteriori 150 chilometri di cammini in corso di progettazione. A questa rete si aggiunge una rete tipicamente sentieristica con i grandi itinerari appenninici, Sentiero Italia, Sentiero Europeo numero 1, eccetera. È, come ben si può comprendere, una rete estremamente complessa. Noi abbiamo fatto e stiamo facendo un lavoro enorme. Lo ricordo, consigliere Bianconi, che la regione Umbria era stata tagliata fuori a differenza di quasi tutte le regioni in Italia, dal provvedimento del Rio che assegnava 450 milioni e per le reti, per le ciclovie turistiche nazionali, l'Umbria tagliata fuori. Questo è quello che abbiamo ereditato dal passato. Noi oggi stiamo lavorando, in aggiunta a tutto quello a cui ho fatto cenno, poi le darò magari anche una nota, abbiamo ottenuto dal governo di attivare la ciclabile nazionale Monte Argentario Civitanova e stiamo predisponendo il progetto di fattibilità tecnico-economica per avere 20 milioni per realizzare questa rete che passa da, ovviamente parte dall'Argentario, entra ad Orvieto, Perugia, Assisi, Foligno, Valle del Menotra e poi si avvia verso l'Adriatico e le Marche. Quindi per dire che si sta facendo dei lavori enormi, ciclovia del Trasimeno, stiamo facendo il completamento del tratto mancante. Io ho una nota che ci vuole troppo per poterla esaurire velocemente. Veniamo alla Spoleto-Norcia. Condivido totalmente quello che dice lei, ma lei pensa che con una bacchetta magica possiamo andare a progettare, appaltare tutti i fondi del terremoto che stanno arrivando e che hanno impedito di realizzare tutta una serie di ricostruzioni, una galleria della Spoleto Norcia che è stata distrutta dal terremoto. Possiamo noi andarla a riattivare in pochi mesi? Non è possibile. Io ho scritto all'ANAS perché dopo 24 anni nessuno lo aveva mai fatto prima. Quando fu realizzata la galleria Forca di Cerro, fu eliminato il cavalcavia della Spoleto Norcia a Santa Anatolia di Narco. C'era un impegno formale dell'ANAS che nessuno ha mai fatto rispettare in 24 anni. Noi oggi abbiamo chiesto formalmente all'ANAS, con il plauso di tutte le associazioni e dei sindaci, per ricostruire quel cavalcavia che è fondamentale, perché ho percorso io quel tratto e in assenza del cavalcavia che consente di arrivare al paese con una pendenza ragionevole, c'è una pendenza pericolosissima, per cui, come dice lei giustamente, se non è possibile ricostruire tutto quanto è necessario per arrivare da Spoleto a Norcia, occorre attivarsi. Stiamo facendo questo. Lei dice: non si può promuovere un bene di questa bellezza se prima non lo si è completamente riattivato. Io penso che occorra invece un parallelismo, perché noi non possiamo aspettare 2, 3, 4 anni indispensabili per ricostruire una galleria o costruire un cavalcavia. Occorre nel frattempo promuovere quel territorio come tutti gli altri dell'Umbria
Nel frattempo si va avanti con i lavori, ovviamente condivido in pieno, c'è la necessità di dare informazioni giuste, seguire con il volontariato, con le associazioni, i percorsi oggi possibili, perché sono delle bellezze uniche da promuovere già da oggi, perché sarebbe un grave errore, secondo me, attendere prima il completamento totale dei rifacimenti e poi iniziare a promuovere quei territori. Lei abita a Norcia, lei sa bene che per arrivare a Norcia in bicicletta occorre fatica, occorre rivedere tutta una serie di opere. Lo stiamo facendo, io non posso rispondere adesso nel dettaglio di tutto quello che si sta facendo. C'è un problema, lo dico, oggi in Umbria, fino ad oggi, di questi temi sono occupati tutti, l'assessorato alla cultura, l'assessorato all'agricoltura, l'assessorato alle infrastrutture, Sviluppo Umbria, Umbria Mobilità, c'è una confusione notevole, bisogna riportare ad unità gli aspetti strutturali, ovviamente, e chi deve fare promozione è giusto che prosegua per conseguire questi risultati nel più breve tempo possibile. Stiamo facendo esattamente questo. Al momento i risultati sono molto importanti e credo che entro breve ai cantieri aperti ne apriremo altri e quindi potremo conseguire nel più breve tempo possibile i risultati di cui lei parla. Grazie. Consigliere Bianconi. Grazie Presidente. Ma vede Assessore, nessuno pretende la bacchetta magica e questo è nell'intelligenza di chi fa interrogazioni, quello di porre dei temi concreti e chiedere delle risposte pragmatiche. Qui la domanda, l'interrogazione verteva proprio nel fare chiarezza per capire qual è l'ambizione, qual è un cronoprogramma possibile per dare chiarezza a operatori di questa regione, di fuori di questa regione e a utilizzatori di questi tracciati sullo stato dell'arte e l'evoluzione nel tempo. Per quanto riguarda la promozione, quello che intendevo dire non è non promuovere niente, ma promuovere delle cose con il giusto nome. Se la Spoleto Norcia non esiste oggi, e è un esempio, ma esiste la Spoleto Borgo Cerreto, il percorso si deve promuovere come Spoleto Borgo Cerreto. Se esiste la Norcia Serravalle e non esiste la Norcia Spoleto, bisogna chiamarla Norcia Serravalle. È come se lei andasse a comprare in frutteria un melone e le danno una cassetta di mele. Sono cose diverse. Allora, questa è serietà nella proposta, nella comunicazione che credo dobbiamo fare per la nostra integrità. E poi parlare del progetto, del sogno che deve atterrare con risorse adeguate e dire la Spoleto Norcia ci sarà fra 3 anni, 4 anni, 5 anni, in un tempo congruo. Questo significa approcciare con pragmatismo. Mi auguro che questo avvenga, mi auguro che magari possa seguire una sua nota nella quale potrà dare delle risposte puntuali non solo a me ma a tutti gli operatori di questa regione in modo tale da poter pianificare con maggior coerenza ed efficacia il futuro. Grazie.